altro che per i bambini, bambini piccoli, bambini di qualche mese, bambini di 6 mesi, bambini di qualche anno. Sentir raccontare, sentir leggere, sentire quella lettura ad alta voce è un fatto di per sé formativo. Quindi oggettivamente una complimenti a voi per l'iniziativa, perché sicuramente originalissima, molto efficace, e poi oggettivamente c'è un fatto importante. Si torna a parlare di fronte. Santa Patrosillo presenta stasera la filastrocca dei racconti. Ora, di cosa si tratta? Ho cercato di mandare un messaggio ai bambini tramite la filastrocca raccontata, tipo la spazzatura che si trasforma e diventa carta, diventa energia, il bruco che diventa farfalla, la sirena che parla dei tempi che sono cambiati, non ci sono più le stagioni e perciò si confonde tutto, si confonde anche lei. E insomma un po' di tutto, abbraccia un po' di tutto, il mare, la terra, gli animali, tutto quanto, la fantasia stessa. Sono delle favole allora? Per metà, ecco perché si chiama la filastrocca che racconta. Metà favola, metà messaggio. Metà messaggio. Ora, qual è il messaggio che hai voluto lanciare con questo? Ci sono anche delle morali come la tartaruga prepotente, cioè la tartaruga non aveva il guscio, chiese la casa a Zeus in un modo prepotente, sì la casa gliela diede però gli ha dato un guscio, dove lui non poteva invitare i suoi amici, poteva viverci solo lui stesso, perciò la prepotenza non è bella. Questo è il messaggio da dare ai bambini. Poi ci sono le due religioni, quella cattolica e quella musulmana, da far capire ai bambini che non c'è razzismo. Cioè che la religione può essere, si può vivere insieme pregando in un modo diverso. La scintilla com'è nata? Quella della religione perché... No, la scintilla in genere per scrivere questo libro. Ah, niente, è nata così, di punto in bianco. 2 anni fa mi sono alzata, ho iniziato a scrivere e da allora scrivo quasi tutti i giorni ed è il momento più bello della giornata, creare. Dal niente, da una frase, da una parola, da un nome, da qualsiasi cosa, la fantasia incomincia a lavorare. E come io dico sempre, la mia fantasia detta e la penna scrive in fretta. Questo libro curato da Santa Petrosillo, la filastrocca che racconta, non solo è un bellissimo libro per fanciulli, ma ci riporta al tema delle filastrocche, di quando eravamo noi piccoli bimbi che imparavamo a recitare. Ebbene, questo libro ha la peculiarità, oltre alle illustrazioni curate da brillantemente da Maria Lucia Dettoli, ha dei risvolti educativi, pedagogici, sociali. Attraverso la filastrocca si impara la natura, si impara la condivisione, si impara il rispetto degli altri. Quindi un plauso da parte mia come editore a Santa Petrosillo per l'ottima idea concettuale e a Maria Lucia Dettoli per quello che è tutto l'impianto grafico del libro. Il libro andrà in distribuzione nazionale. Allora, questo è stato un progetto non semplice, come potevo immaginare inizialmente, molto più complesso appunto, però sicuramente molto ricco e che mi ha portato a fare un determinato percorso e mi ha portato a illustrare appunto immagini che richiamano la natura, immagini che richiamano i bambini, in una linea coordinata e in questo mi ha aiutato sicuramente molto il mio lavoro in qualità di graphic designer, però in questo caso ho fatto anche un'altra nuova esperienza, quella di illustratrice, che è stata sicuramente molto molto bella e spero di mostrarlo questa sera e spero soprattutto che questo libro sia una fonte di unione tra i genitori e i propri bambini, i genitori che oggi vanno sempre di corsa, in modo tale da permettere a loro di ritrovare vicino al cammino, prima di far addormentare i loro bambini, un momento di condivisione.
Buonasera a tutti, un amichevole saluto a tutti, è giusto, ringrazio Santina, ringrazio Santa per avermi invitato, è un piacere, un onore, è commovente parlare di bambini perché è l'aspetto più semplice della vita, è la nota caratteristica, la semplicità, che è una chiave di lettura e forse la migliore chiave di lettura per capire tante cose, tanti problemi della vita. Problemi ce ne sono, la vita è complessa, ma forse a volte siamo noi che la facciamo diventare più complicata di quella che è. E imparare a ragionare come i bambini, o meglio, siamo stati bambini e abbiamo ragionato come i bambini, a volte ci fa capire meglio delle cose, ci fa seguire meglio la logica di determinati ragionamenti per raggiungere prima in modo più pulito l'obiettivo e il risultato. Io sono particolarmente contento di partecipare a questo evento e non lo dico perché bisogna dire sempre così. Chi mi conosce sa che non sono abituato a elargire facilmente complimenti per tante ragioni. Intanto perché, come diceva l'editore d'Amico degli Santi prima, questo è un evento culturale, di quelli con la C maiuscola, perché di eventi culturali se ne spacciano tanti, soprattutto di questi tempi, anche quando si tratta, diciamo, di prodotti non proprio nobili. E questo è un fatto importante, parlare di cultura, fare cultura, dare il proprio contributo, piccolo o grande che sia, all'elevamento del livello culturale di una comunità è già di per sé un fatto di grande merito, per cui già per questo Santa merita tutto il nostro apprezzamento. Poi perché è un lavoro rivolto ai bambini, è rivolto ai bambini? Un interrogativo. È rivolto ai bambini, sì. Io penso che è rivolto a tutti, anche ai bambini, o innanzitutto ai bambini. Adesso dirò perché. Intanto è importante per i bambini, intanto è una cosa originale che una persona abbia deciso di scrivere una filastrocca, una raccolta di filastrocche, oggi, di questi tempi. Ma come ti sarà venuto in mente? Cioè, questi nascono già col telefonino in tasca, con internet sul comodino, e tu scrivi le filastrocche. Questa è l'altra cosa importante. Sì, grazie. Forse si sente lo stesso? Ecco, grazie, diciamo, per l'invito. Beh, insomma, nella mia veste di, diciamo, di colui che opera essenzialmente nel sociale, un po' di considerazioni mi vengono da proporre. Innanzitutto grazie per l'invito e grazie perché questa è una serata che si preannuncia piena di suggestioni. Oggettivamente, che noi, diciamo, per noi che operiamo sempre con problemi piuttosto complessi, drammatici, per i risvolti che stiamo vivendo sulla nostra città, stasera è una serata distensiva, serena, un po' per il tema che si tratta, un po' per questa presenza, diciamo, insolita per quello che ci riguarda, cioè i bambini, no? Quindi, diciamo, davvero interessante queste situazioni che si vengono a creare, e per me c'è un'ulteriore valutazione: venire in provincia, quella provincia sulla quale poco si punta e che invece andrebbe sicuramente rilanciata e valorizzata, perché forse la ripartenza dei territori dovrebbe essere un pochino più attenta a una provincia molto ricca, molto, diciamo, prodiga di iniziative. Quello di stasera mi sembra abbastanza originale e interessante. Dottoressa Rossana Spalluto, grazie. Buonasera a tutti e ringrazio Santa per avermi invitata. Non so se si sente. Forse spero. No, in senso. Allora, io sono laureata in psicologia clinica e della salute, quindi il mio compito sarà quello di illustrarvi le filastrocche da un altro punto di vista, che è appunto l'aspetto psicologico. Quindi vi voglio far osservare un lato che magari viene comunque spesso trascurato delle filastrocche.
Provate ad immaginare il momento in cui decidete di raccontare, o se vogliamo dire anche parlare con i bambini, no? O recitare appunto una filastrocca, perché secondo me si potrebbe dire anche recitare. E immaginate quel momento in cui si crea proprio uno spazio condiviso con i bambini. Quindi è l'occasione giusta proprio per creare questo momento di condivisione, questo momento in cui poter dedicare del tempo ai bambini, quando comunque ci troviamo in una società in cui purtroppo i bambini tendiamo a coinvolgerli nei nostri ritmi frenetici, no? Della vita quotidiana, di ogni giorno. Quindi hanno innanzitutto una funzione relazionale, perché si crea proprio quello spazio di intimità e di condivisione, ma affinché questo si possa realizzare è importante soprattutto, prima ancora del contenuto delle filastrocche, che sono interessantissime, ma il modo in cui vengono trasmesse le filastrocche. Perché questo? Quando noi comunichiamo a due livelli, no? A livello verbale, che è quello delle parole, cioè quello che voi state ascoltando per esempio adesso, e poi a livello non verbale, sarebbe la comunicazione implicita, quella che praticamente viene recepita prima, soprattutto quando il bambino è molto piccolo. Quello che recepisce prima è proprio il non verbale. Che cos'è questo non verbale? È tutto ciò che è fatto di gesti, postura, il tono della voce. Quindi sarebbe opportuno accompagnare quel momento di condivisione con coccole, abbracci, sorrisi, quindi curare proprio questa trasmissione, no, di informazioni, quindi controllare il tono della voce, regolare la postura e magari tenere anche sulle braccia, no, sulle gambe il bambino. Per i bambini poi è un momento di gioco, è un momento fatto soprattutto di fantasia e affetto, da cui però riescono a imparare anche tanto. Quindi prima ancora del contenuto è importante curare proprio il modo in cui si trasmettono le filastrocche.